80 miles to the north, in Livorno, the Coast Guard places a radio call to Captain Scatino. But Scatino is not on the bridge. He is in a lifeboat. Senta, io sono De Falco da Livorno. Parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Scatino, comandante. Scatino? Sì. Ascolti, Scatino. Ci sono persone intrappolate a bordo. Adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscagina. Lei sale su quella biscagina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Lei è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscagina di prua. Lei quella biscagina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo! In all my time at sea, I've never heard a captain in a way been spoken to in that manner. But I think the guy from the Coast Guard realized that perhaps the captain was near breaking point, the strain and stress of the whole situation. And therefore, you have to speak to him in a very firm, very positive way to get him to respond. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo. C'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono. Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? E buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscagina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! There's no evidence that Captain Scatino attempted to reboard the Concordia. In the early hours of the morning, after his radio conversation with the Coast Guard, he took a minicab to a local hotel, where he would give this interview to an Italian news crew. Si dice che il comandante sia l'ultimo a lasciare la nave. Com'è andata, comandante? Siamo stati gli ultimi ad abbandonare la nave. Bisogna anche in un momento particolare avere il potere decisionale e capire con freddezza qual è l'alternativa migliore. Come infatti credo che quasi tutti sono stati tratti in salvo.